Che eravamo indecisi anche noi, perché si parlava anche delle convocazioni dei mondiali di calcio. Oggi Prandelli ci darà i 30 nomi dei pre-convocati, di questi 30 poi verranno scremati i 23 che andranno in Brasile. E già parte la diatriba su tutti i giornali, su tutti i media: quello sì, quello no, quello sì, quello no. Il Brasile ha già dato le sue convocazioni e ci sono degli esclusi eccellenti, tipo Kakà. Cioè Kakà non va ai mondiali, ha lasciato il Real Madrid per venire al Milan, per avere spazio, per giocare, per... Però poi in realtà non è che ha dimostrato tutto questo valore in queste partite con il Milan. Quindi non essere convocato per i mondiali in Brasile, in casa tua, vuol dire fine carriera. Vuol dire veramente depressão, tristesa. Sì. C'è un po'. C'è tu pescacca, maraviglia, era già pronta la canzone e poi l'hanno dovuta cambiare e farla così. Senti, senti. Cioè, questa è proprio la canzone per Kakà, che era già l'inno del Brasile. Poi l'hanno dovuto cambiare il testo in corso d'opera. Come se fa una formazione per giocare un mondiale, ci vuole un campione. Un campione ci vuole, sì. Ma Scolari lui non l'ha chiamato, lui non l'ha convocato. Che strana decisione. Strana, mica tanto. Kakà, Kakà, perché non te fanno giocare? Perché? 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 Voglio vederlo al mondiale. E invece no. Kakà non ci sarà. Ma che Brasile è se non ci sta Kakà? È un Brasile con Hulk. Scusa, rima che fai? Senza Kakà il mondiale non lo vincerà. È un Brasile con Fred. Lo sai o non ci sai? Non ci sai. E io non posso perché non mi arrabbio. Kakà, Kakà, Kakà. Non mi emoziono se non lo vedo giocare. Che non c'è neanche Robinho, mi sa, o Robinho sì, adesso non me lo ricordo. Però vedrai che parte questo mese di azzoppamenti speciali, Chissà, qualche infortunato eccellente e Kakà rientra e così, giocherà al mondiale. Per il rotto della cuffia, per non dire il rotto di qualcos'altro. Potrei anche scommettere che Kakà...